cominciamo a vedere un attimo chi sono i partner, gli amici, coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo premio, e cominciamo dalla città di Venezia che ci ospita e ci ha dato il patrocinio, e abbiamo qui la rappresentanza della Municipalità di Venezia, Carlo Borghello, che ci dirà due parole di saluto. Velocissimo, vi porto un saluto del sindaco Giorgio Rossoli, della città di Venezia, della giunta comunale del consiglio comunale al quale io appartengo. Siamo onorati di avere questo premio, ormai la 12ª edizione, e ospite in città. Auspico in futuro una più stretta collaborazione tra la città e gli organizzatori, perché evidentemente insomma le realizzazioni che abbiamo potuto vedere e gustare sono realizzazioni che meritano tutta l'attenzione che può dare una città come Venezia, anche come platea mondiale. E devo dire, ieri, negli scorsi giorni, si è celebrata qua Veneto Night, che è la notte della ricerca, dove tanti ricercatori, scienziati, si sono ritrovati e hanno presentato e fatto sperimentare i loro lavori. Io, per quello che ho potuto vedere nelle vostre realizzazioni, c'è tanta scienza, c'è tanta sapienza, c'è tanta pazienza nel realizzarle. E per arrivare a realizzarle significa che c'è un'applicazione importante che merita appunto tutta l'attenzione del caso e di essere esaltata. Venezia riesce ad esaltare spesso le manifestazioni che ospita, ne ospita tantissime, e questa penso possa essere una di quelle che merita più spazio di quello che oggi riesce a ottenere e è riuscito a ottenere in città. Però, come prima diceva Dario, di spazio e dimensioni ne ha ottenute tante nel mondo, e questo ci fa solo un grande piacere e fa dire un bocca al lupo agli organizzatori, un bocca al lupo a tutti coloro che hanno presentato le equazioni, sia coloro che arriveranno poi al premio, ma anche a quelli che appunto, come dicevo, ci sono tanta pazienza e tanta ricerca nel operare un gioco, costruire un gioco da tavolo che oggi nel mondo digitale, nei prodotti digitali che tutti i giorni vediamo, ci vuole far riflettere che stare attorno al tavolo con la famiglia, con gli amici e giocare, insomma, è un momento sicuramente molto molto importante da non sottovalutare mai. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie alla città di Venezia e riprendiamo in parola. Per la prossima edizione cerchiamo certamente una maggiore e preliminare collaborazione.